Buongiorno da Leandro Maggi, lo vengo in diretta. Oggi siamo al Circolo Anziani di Portoviro, associato a Ancescao. E abbiamo il piacere di avere al telefono la dottoressa Catiuscia Terrentin, che è la presidente di questa associazione, di questo circolo. Buongiorno dottoressa, che tipo di associazione è la vostra e di cosa si occupa? È un'associazione apolitica che nel corso degli anni, insomma, è impostata sul sociale, quindi su tutte le attività inerenti agli anziani, all'inserimento sociale. Ma all'interno solo persone anziane oppure di tutte le età? No, noi abbiamo un centro di accoglienza e di emergenza abitativa, nel senso che abbiamo 8 posti disponibili e chi ha necessità, emergenza, insomma questo posto c'è. E quindi persone che magari in quel momento non hanno la casa, oppure anche una transizione che può essere che dalla famiglia devono entrare in una struttura protetta, e questa è una zona neutra. E avete già ospiti? Sì, abbiamo degli ospiti, sì, in questo momento ospiti anziani, con le attività di nonni vigili, abbiamo le attività dei pasti per le persone che hanno necessità anche di avere il pasto a casa. Che per questioni di indigenza o perché per questioni per qualsiasi tipo di necessità, o perché non riescono a muoversi? Può essere appunto perché c'è la necessità proprio economica di ricevere il pasto. Avete un contributo da parte della provincia, della regione, dell'amministrazione comunale? Allora c'è una convenzione in atto con il comune di Portoviro, che è da anni insomma che se ne occupa attualmente, ed è proprio una cosa recente, e abbiamo dato incomodato d'uso la nostra cucina per la preparazione dei pasti alla scuola, e quindi portare i pasti a scuola all'interno sempre di Portoviro. Il progetto che avete? È un progetto insomma di nuova costituzione, che è da circa un anno e mezzo che c'è, è proprio quella dei detenuti messi in prova temporanea e quindi vengono a fare servizio sociale da noi. E attingete dei bandi particolari? No, non abbiamo nessun contributo che non sia questa convenzione incomodato con il comune di Portoviro. Quindi con le piccole attività riuscite a poi poi un'altra cosa insomma che sulla quale si fonda proprio il lavoro maggiore è proprio la consegna dei pasti alle persone che hanno un reddito basso, quindi le persone che non arrivano a superare i 6.500 euro di reddito. Il Banco Alimentare di Verona ci manda dei beni. E quante persone state assistendo in questo momento? 105. Ah, 105. Tutti dei comuni di Portoviro o anche fuori? Anche fuori. Italiani o anche extracomunitari? Ma la maggior parte sono italiani. Le zone sono Portoviro in prevalenza, perché comunque sì, siamo nel comune di Portoviro, poi c'è Adria, Loreo e Rosolina.